piccole eclissi di stelle lontanissime ci riveleranno se orbitano intorno a loro dei pianeti ancora sconosciuti, proprio come la Terra fa intorno al Sole. Scoprire nuovi sistemi planetari fuori dal Sistema Solare è il cuore della missione Plato dell'Agenzia Spaziale Europea, una missione che fa parte di quelle di classe media nel programma Cosmic Vision 2015-2025. Plato risponderà a 3 domande. Come si formano i sistemi planetari? Il nostro Sistema Solare è unico oppure ce ne sono degli altri? Ci sono pianeti potenzialmente abitabili? In questa caccia al tesoro, l'Italia è in prima linea, insieme alla Germania ed altri paesi europei. Dal 2026 in poi, l'obiettivo comune sarà tracciare una mappa finora inesistente, in cui accanto al pianeta extrasolare individuato ci saranno anche le caratteristiche del sistema planetario scoperto. Ne abbiamo parlato con Isabella Pagano dell'Istituto Nazionale di Astrofisica di Catania, responsabile scientifica nazionale di Plato. Non ci occupiamo soltanto di trovarlo, di averlo detettato col satellite. Il prodotto di tutta la missione sarà un catalogo dove accanto al lì c'è un pianeta, ci sono tutte le informazioni che riguardano quel sistema planetario, cioè in particolare la massa dei pianeti, la densità, l'età, tutte queste altre informazioni le raccogliamo in parte utilizzando lo stesso satellite, perché è in grado di fare studi di astrosismologia, che sono degli studi che, indagando le variazioni della stella, ci permettono di dire l'età della stella con grande accuratezza e anche la massa. L'età della stella e l'età del pianeta poi sono quelle, no? Cioè, di solito anche per la Terra l'età che viene attribuita alla Terra è quella più o meno del Sole. E per quanto riguarda altre misure, in particolare si dovranno fare utilizzando i telescopi da Terra. Quindi, e questo fa parte della stessa missione, cioè c'è una parte del consorzio che si occupa di Plato, che si occuperà anche di osservare da Terra questi pianeti. Quindi, tra le due osservazioni spaziale e terrestre. Assolutamente, c'è una sinergia fortissima e questa volta non è lasciata va bene, noi vi diamo questo e poi ve la vedete voi, cioè fa parte proprio della missione raccogliere tutte le informazioni, quindi di fatto quello che otterremo alla fine è capire qual è la probabilità che si formino pianeti come la Terra attorno a sistemi come il Sole. Plato raccoglie l'eredità della missione Kepler della NASA, spingendo la sfida ancora più in là grazie allo straordinario avanzamento tecnologico degli ultimi anni. Il satellite di Plato pesa circa 2 tonnellate e ha 26 occhi puntati sugli esopianeti. Quando abbiamo pensato Plato, e l'abbiamo pensato addirittura più di 10 anni fa, quando l'abbiamo proposto era il 2008, si figuri, l'idea che era venuta era quella di utilizzare la stessa tecnica che utilizza Kepler. Però, anziché guardare un campo quanto la dimensione di un pugno, come l'ho detto prima, di guardare praticamente un campo molto più ampio, talmente ampio che è simile a quello che io a occhio nudo, se io mi affaccio da una terrazza, tutto quello che a occhio nudo, anche il bordo, riesco a percepire, viene visto da Plato, è un campo gigantesco. Per fare questo, perché questo? Perché in questo modo noi vediamo tanto cielo insieme, in questo tanto cielo ci sono sufficientemente tante stelle vicine, stelle brillanti. Quindi nel momento in cui noi andiamo poi a trovare un pianeta attorno a una di queste stelle, siamo poi in grado di fare tutti gli altri studi che desideriamo fare, perché proprio per definizione stiamo cercando pianeti attorno a stelle brillanti. Ora, questo non è per niente facile e banale, perché non ci hanno pensato quando hanno costruito Kepler, semplicemente perché non c'era la tecnologia. Cioè il vantaggio che abbiamo con Plato nasce dal fatto che nel frattempo abbiamo avuto sviluppi tecnologici che ci permettono di costruire rivelatori, i famosi rivelatori CCD che si mettono nel piano focale dove viene registrata il segnale che raccogliamo, di dimensioni enormi. Sono 4 rivelatori nel piano focale di 4000x4000 pixel circa. Ce ne sono 4 per ogni telescopio, ci sono la bellezza di 26 telescopi sul satellite. Quindi questo è possibile grazie agli sviluppi che per esempio l'Europa ha fatto mettendo a punto il satellite Gaia. Gaia, lo ricordiamo, è la missione dell'ESA che sta catalogando le stelle della Via Lattea.
Per fare un lavoro mastodontico, la tecnologia deve essere all'avanguardia e quella di Plato lo è. Il satellite porta a bordo 26 telescopi. Ognuno di questi 26 telescopi è un grandangolo. Ok, quindi praticamente è come se noi avessimo un grande teleobiettivo grandangolo che ci permette di vedere, però non di zoomare, ma al contrario di vedere una grande piazza nella sua grande estensione. Quindi ognuno di questi fa una zona di cielo di 1000+ gradi 2 quadrati. Poi sono configurati in modo tale che guardano gruppi di 6 zone adiacenti del cielo, per cui ci saranno delle zone che sono viste da tutti e 26 telescopi. Sono 4 gruppi da 6, quindi 6 per 4, 24, più altri 2 telescopi che hanno delle funzioni supplementari, servono a dare anche la stabilità al satellite, cioè l'inseguimento fine del satellite. Inoltre hanno dei filtri che permettono di distinguere il segnale nella banda rossa da quella nella banda blu, e servono solo per le stelle più luminose, proprio quelle molto molto luminose, che con gli altri saturerebbero, cioè sarebbero troppo brillanti per poter essere rivelati. Quindi dicevo, questi 4 gruppi praticamente si sovrappongono facendo una specie di rosa di petali che in parte si sovrappone al centro, e quindi lì è come se tutte e 26 guardano le stesse stelle. Poi c'è un'area periferica in cui sono a gruppi di 12 che guardano le stesse stelle, e poi via via c'è anche una zona periferica dove quella regione di cielo è guardata da solo 6 telescopi. Questo perché? Perché quando noi combiniamo il segnale di tutti e 26 telescopi è come se utilizzassimo un telescopio grande da 1 metro. In quest'opera di ricerca e mappatura l'Italia è in prima linea, innanzitutto per quanto riguarda proprio il cuore operativo del satellite, cioè i telescopi di Plato che sono stati pensati e realizzati nel nostro paese. Il progetto ottico è stato ideato dall'INAF, sono le sedi di Padova, Catania e Milano a lavorare sui telescopi. L'Agenzia Spaziale Italiana, l'ASI, ha poi selezionato le industrie per la realizzazione, con un raggruppamento di imprese capitanato dalla Leonardo, con Thales Alenia Space e Medialario. Sono poi entrate anche imprese più piccole. Leonardo gestisce la costruzione delle ottiche. L'integrazione del telescopio, la parte meccanica e le strutture metalliche che sorreggono le lenti sono invece un progetto dell'Università di Berna, su cui però vigila sempre l'INAF. Thales a Torino si occupa di paraluce dei telescopi, mentre Medialario in provincia di Lecco costruisce la prima lente, la più esterna, con una lavorazione molto particolare, di cui in Europa, racconta Pagano, si diceva «non ci riuscirete mai», e invece la sfida è stata vinta. Anche il computer di bordo è italiano, è un progetto seguito dall'INAF di Roma, di Firenze e dall'Istaccamento delle Canarie. L'ASI ha affidato il contratto all'azienda Kaiser di Livorno. Non finisce qui. L'Italia sta coordinando con l'Università di Padova la compilazione del catalogo di input, cioè la lista delle stelle da osservare per Plato. Tutto ciò che va studiato, infatti, va deciso prima per non disperdere le osservazioni del telescopio spaziale. Poi, di recente, grazie al supporto fortissimo dell'ASI, l'Italia ha preso il coordinamento del sistema dei telescopi a livello europeo.